Un programma di lavori importanti che incideranno in maniera positiva sulla disponibilità della risorsa idrica. Per far conoscere nel dettaglio i progetti finanziati, la SASI ha organizzato un convegno a Lanciano, presenti tra gli altri il presidente della SASI Gianfranco Basterebbe e il direttore dell'area tecnica Pio Di Ippolito. Io sono soddisfatto del risultato di questi ultimi anni. In precedenza, gli ultimi 5-6 anni, ci siamo occupati quasi prevalentemente della depurazione che stava penalizzando il nostro mare con un probabile allontanamento di turisti se l'acqua continuava ad essere in quelle condizioni. Quindi tanto si è fatto con la depurazione. In questi ultimi anni fortunatamente si sono accese le possibilità per l'idrico. Noi siamo contenti di quello che abbiamo ottenuto dal PNRR, che complessivamente superiamo i 60 milioni di investimenti che potevano sembrare impossibili da ottenere prima dell'ottenimento stesso. Adesso abbiamo dimostrato in questa prima fase di essere stati bravi. Dobbiamo fare in modo di continuare con questa celerità e concludere i lavori ancora prima della scadenza massima, che è il 2026. È una gara a livello europeo, quindi non stiamo parlando di una gara locale. Sono tre gare, tutte e tre a livello europeo, perché quando supera i 5 milioni di euro già stiamo in casa. Qua stiamo parlando di uno 7 milioni e mezzo, un altro uno di 14, a base d'asta stiamo parlando, e un'altra di 20 milioni, 19 milioni e qualcosa a base d'asta. Quindi stiamo parlando di progetti, no. Adesso noi abbiamo fatto progetti di fattibilità tecnica economica, quindi il progetto di fattibilità tecnica economica ha la sua importanza, c'è tutto, c'è previsto tutto, perché gli studi di progettazione, avete visto, sono studi all'avanguardia a livello nazionale, e quindi su questi si sono impegnati a portare un progetto che possa andare avanti, però le ditte oggi possono fare migliorie.